E bentornati ragazzi su Pokémon Next e Pokémon Masters. La scorsa volta vi ho fatto vedere come poter far evolvere i vostri Pokémon, ma mi avete chiesto in molti come poter far livellare i vostri Pokémon velocemente. E sono qui per spiegarvelo. Innanzitutto, come facciamo a far aumentare di livello i nostri Pokémon fuori delle lotte? Ovviamente clicchiamo il pulsante squadra, clicchiamo su aumento livello e in questo caso clicchiamo per esempio su Alixia. Ora vedete che ho tantissimi manuali, io adesso andremo a scoprire perché e come. E per esempio clicchiamo un manuale d'oro. Alixia passa automaticamente dal livello 38 al 45, il che non è affatto male. Un'altra cosa molto importante da capire e da mettere subito in chiaro, ecco, è lo sblocca livello max. Questa funzione non l'avrete sin da subito, anzi, dovrete prima battere Erika nel capitolo 4 se non erro, dopodiché appunto avrete questa missione da svolgere. Lo sblocco livello max, come dice il nome, è uno sblocco del potenziale. Se Barry per esempio può arrivare fino al livello 45 come vedete, con lo sblocco del livello max potrebbe arrivare fino al 60, può arrivare fino al 60. E quindi possiamo far evolvere Primplup in Empoleon, dato che si evolve a livello 45, ok? Ora, lo sblocco del livello max lo trovate in aree extra e tutto in fondo. Questo qui, prove per sbloccare funzioni. Cliccate, troverete appunto, oltre ogni limite, una missione piuttosto facile da poter subito completare e siete a cavallo. Ora, sempre rimanendo in area extra, cliccando su Training Rinforzo, troviamo tre missioni da poter completare, ovvero il training rinforzo di livello normale, difficile e molto difficile. Questi training vi daranno i manuali che vi ho fatto vedere prima per far aumentare di livello il vostro Pokémon. Logicamente da Pino, arrivando a Brandon, le ricompense saranno più utili e più numerose. Quindi io direi di andare subito da Brandon. Io uso questa squadra composta da Serperior, Croconaw e anche Zuanna. È davvero un'ottima accoppiata per ora. E non ho problemi, posso mettere letteralmente il gioco in modalità automatica, in gioco automatico, e riesco a fare questa missione facilissimamente. Ecco, però per ora togliamo l'auto e vi faccio vedere un pochettino come lotto ora. Andiamo col più veloce di Croconaw, andiamo con l'attacco X di Croconaw e selezioniamo un attimo il nostro caro Carvine. Come si chiamava? Carvine. O sbaglio? Andiamo adesso su Cottonee. Andiamo con l'unione rinnovata. Vedete che gli one shot tutti. Davvero forte Croconaw. Non oso immaginare cosa diventerà una volta evolutosi in Feraligatr. Danno normale direi, non è un danno troppo ingente. E adesso possiamo scatenare la nostra unimossa di tipo acqua. Io lo farei subito, dato che abbiamo anche il bonus del brutto colpo. E abbiamo fatto metà vita. Andiamo di mega calcio. Ottimo. Cascata e direi anche raffica. Anzi, diciamo aerosalto. Aerosalto, vai. È rimasto uno di vita. Fatto. Benissimo. Ora vedete ricompense 2, ma oltre a queste due ricompense che possono essere variabili, da 2 a 4 se non erro, 2 sono assicurate, vedete che ricompense completamente abbiamo sempre un manuale oro, ok? Quello più utile a far salire di livello i nostri Pokémon. E questo è quanto, dovete semplicemente continuare a fare questi livelli. Se non riuscite ovviamente a fare quello di Brandon, vi consiglio di fare prima quello di Brain, di potenziare i vostri Pokémon della squadra e poi di andare a fare appunto quello molto difficile. Ma vi dico anche che per far salire i vostri Pokémon di livello, per fare lo sblocca potenziale, vi serviranno degli oggetti. Questi oggetti li potete trovare tutti negli altri training. Tutti. Un altro consiglio che vi do inoltre è di fare training rinforzo speciale, in questo caso di Lino, si è appena sbloccato da pochissimo.
oltre che darvi 30 gemme per il primo completamento, vi dà un sacco di ricompense. Come vedete qua invece, che i soliti oggetti, come possono essere quelli che vi ho mostrato prima, abbiamo dei manuali sempre per l'esperienza. Mentre dall'altra parte c'è Brandon, che se non erro c'è stato pure questo pomeriggio, però lui invece ci dà ovviamente delle altre cose. Infatti li avevo già completati. Ho zero tentativi, mi manca quello molto difficile che non riuscirò mai a fare per il momento. Quindi mi raccomando, fate questi training speciali di rinforzo perché vi danno anche 30 gemme. Detto questo è tutto, davvero. Io adesso posso andare in aumento a livello, prendere Brandon, dargli due manuali. Sì, non volevo vedere le info, anzi gli diamo forse troppo addirittura, diamogli un po' di questi per farlo arrivare al 40. Tac. Super 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 facile. Quanto ci abbiamo messo? 5 minuti. 5 minuti per un Pokémon a livello 40, direi che è abbastanza buona come cosa, no? Ora vi faccio vedere anche che possiamo fare lo sblocca potenziale. Sblocca a livello max, è la stessa cosa. Andiamo ovviamente su Brandon e lo facciamo. Ci chiede 15 di questi oggetti che onestamente mi sfugge il nome. Vediamo un po' se ce lo dice. Il Fortosio. 15 Fortosio, andiamo. Adesso possiamo portare Brandon a livello 45. Tra l'altro molti me l'avete chiesto, ma no, per ora Trico non si potrà ancora evolvere. Bisogna aspettare un aggiornamento che arriverà non so quando. Tra le unità che ho qua vedo che ho altri Pokémon che potenzialmente si potranno evolvere o mega evolvere, come ad esempio la Bombastro di Bianca, il Wirlipid, il Meditite, Amaura, che diventerà sicuramente Aurorus. Abbiamo anche, vediamo un po', Onix non credo si evolverà, l'Onix di Brock, no, non credo proprio. Il Pikachu del protagonista non può evolversi, nel gioco c'è già Raichu di Alola con Au. E beh sì, questo è quanto. Gli altri si possono subito evolvere, per esempio Empoleon e Feraligatr. Trico ve l'ho già detto, quindi non mi ripeto. Un'altra cosa invece sono invece le mosse e le abilità passive. Anche queste sono importantissime. Per esempio, andando sempre su Brandon, posso far imparare a Trico la vittoria è nostra. E direi di farlo. Un'altra abilità. E invece come passivo abbiamo prontezza, rende immune alle riduzioni della velocità, e argento vivo, impedisce all'unità di venire paralizzata. Per ora non ci interessa, anche perché non credo di usarlo. Dunque ragazzi, questo era quanto. Fatemi sapere se utilizzerete questo super efficacissimo metodo per livellare i vostri Pokémon su Pokémon Masters. E ditemi anche se questo gioco vi sta piacendo. Io sono solamente al capitolo 8, se non sbaglio. E avete visto la mia squadra, voglio dire, forse ho esagerato con il livellare. Giusto un po'. Comunque sia, vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, a condividere i video con i vostri amici e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Qui da Diego per oggi è davvero tutto. Ciao allenatori, ci vediamo prossimo.